Il personaggio di Wanda Maximoff, Scarlet Witch, divenuta popolare anche fuori dai fumetti grazie al Marvel Cinematic Universe, è oggi protagonista di una serie personale su Disney Plus, è forse il personaggio più disgraziato dell'intero cosmo Marvel. E non solo per i lutti, le tragedie, le sfighe che le sono toccate in sorte, ma perché il suo personaggio è stato oggetto nel tempo di rimaneggiamenti ripetuti e spesso contorti che hanno fatto di lei un'eroina, a volte un'anti-eroina, sfuggente, rarefatta dalla caratterizzazione schizofrenica. Innanzitutto, perché Scarlet Witch, la strega scarlatta? Molti supereroi hanno un colore nel nome e spesso questo è dovuto semplicemente al loro look: Freccia Verde, Pantera Nera. Sembra che nel caso di Wanda il discorso sia lo stesso, visto che ha sempre vestito di rosso. Anche se da un certo momento in poi, non subito, i disegnatori, anzi i coloristi, hanno preso a dare questa tinta anche alle scariche di energia che le escono dalle dita. C'è però un sospetto culturale. Per magia rossa, infatti, si intende un particolare tipo di stregoneria legato alle pratiche sessuali. Alcune fonti la identificano con le fatture d'amore, altre, più esoteriche, con pratiche di sesso rituale, anche orgiastico, volte a influenzare e modificare la realtà, usando in sostanza il sesso come cerimoniale magico. Considerando che da sempre le supereroine sono acconciate come vedette del Crazy Horse e spesso combattono il crimine in costume da bagno per poi indossare direttamente il tanga a partire dagli anni 90, è possibile che il nome di Strega Scarlatta alludesse al sex appeal prima ancora che ai poteri esoterici. Tanto è vero che nell'episodio degli X-Men in cui Scarlet e il suo gemello Quicksilver compaiono per la prima volta come avversari, il mutante Angelo dice, scherzando, che potrebbe passare al nemico pur di avvicinarsi a Wanda. Travagliatissima la sua storia familiare. Prima succube di Magneto, che la recluta nella sua confraternita dei mutanti assieme al fratello Pietro, per poi rivelarsi loro padre con un'operazione di retrocontinuity, una parentela durata più di 30 anni, fino a una recente ennesima riscrittura che fa piazza pulita dei legami di sangue con Magneto e della classificazione dei gemelli come mutanti. Oggi Wanda e suo fratello sono il risultato di un'azione combinata degli esperimenti genetici dell'alto evoluzionario, uno dei tanti geni folli del Marvel Universe, e delle macchinazioni magiche del demone Kton, che aveva scelto Wanda come suo tramite umano. Questo almeno fino alla prossima operazione di retrocontinuity. All'inizio i poteri di Wanda erano qualcosa di terribilmente vago. Si diceva solo che potesse modificare le probabilità, praticamente facendo avverare fenomeni inconsueti, una trave del soffitto che cede e cade in testa al cattivo di turno, per fare un esempio. In alcuni casi sembrava che portasse semplicemente sfiga ed era caratterizzata come una donnina svenevole, sempre in apprensione per il fratello velocista e pronta a farsi rapire, ferire, a svenire, a piangere, un personaggio stereotipatissimo che nella maggior parte dei casi serviva solo a farsi salvare dagli eroi maschi. Più avanti prese a sparare le sue scariche magiche, che cosa fossero non è mai stato chiarito, e a maturare un carattere più indipendente, allontanandosi dal fratello e iniziando la sua storia d'amore con l'androide Visione, qualcosa che all'epoca faceva anche vagamente scandalo. A un certo punto gli sceneggiatori decisero che Wanda doveva diventare una vera strega, degna di questo nome, e così l'affidarono agli insegnamenti di Agatha Harkness, maga di stampo classico e personaggio di supporto nella serie dei Fantastici 4, dove aveva fatto da bambinaia al figlio di Reed e Sue Richards. Fu così che Wanda prese a mischiare le sue improbabili capacità innate e la magia vera e propria, incasinandosi ancora di più, dando origine alla storia di quei figli gemelli nati dal matrimonio con Visione, che magari non sarà come il Big Jim sotto i pantaloncini, ma che in teoria non è in grado di procreare, essendo un androide. Un'ulteriore serie di riscritture farraginose avrebbero rivelato che i due bambini erano solo un'illusione, o meglio, dei costrutti magici che Wanda aveva inconsapevolmente rubato due frammenti dell'essenza di Mephisto, il diavolo del Marvel Universe, per crearli, e che quindi dovevano sparire,
salvo poi farli rispuntare reincarnati e già cresciuti tempo dopo tra le fila dei giovani vendicatori con i nomi di Wiccan e Speed. Erano reali, non erano reali. Il loro vero padre sarebbe da considerare Mefisto? Non esiste una risposta esauriente. Ce n'è abbastanza da fare ammattire i lettori. Figuriamoci il personaggio di Wanda, che tutte queste cose sulla carta le viveva. Comprensibilmente ebbe un esaurimento nervoso. Prima distrusse gli Avengers, ammazzandone due o tre e riducendone altri a malpartito. Poi modificò la realtà dell'intero pianeta e quindi iniziò a riportare in vita personaggi morti a caso. In pratica, la streghetta mutante era diventata una divinità folle. Anche se poi fu suggerito, retro continuity docet, che le malefatte peggiori le aveva compiute sotto l'influenza del Dottor Destino, uno dei cattivi principali del cosmo Marvel. Intanto i suoi poteri, da rarefatti che erano, diventavano sempre più ingombranti. Non è chiaro in che misura questi siano congeniti e quanto debitori alla stregoneria che ha studiato con Agatha. L'importante per gli sceneggiatori adesso era definire Wanda l'incarnazione del caos e farne di fatto uno dei personaggi più potenti e pericolosi del mondo Marvel, capace di riscrivere la realtà dandole la forma che vuole, salvo riportarla indietro e depotenziarla quando la sceneggiatura lo richiedeva. Insomma, Wanda ha il potere stesso della retrocontinuity che cambia la storia, resuscita i morti senza troppi perché e fa venire il mal di testa a chi prova a usare la logica. Nella versione Ultimate, il rilancio Marvel degli anni 2000 che si proponeva di modernizzare molti personaggi classici, è stato accennato che Wanda attinge a una rete potenzialmente infinita di realtà possibili, un multiverso di probabilità, in pratica, in cui sceglie uno scenario, una situazione e la chiama a sé, rendendola reale. Un po' come mischiare le carte e scegliere una combinazione. Alla fine della fiera, Wanda, Scarlet Witch, è praticamente la personificazione degli sceneggiatori di fumetti. Può fare e disfare tutto, a volte imbroccandola, altre volte facendo ciclopiche cazzate. Ci vediamo nei fumetti.